Ciao a tutti da Mario Carbone e benvenuti alla terza lezione del saltarello, quindi lo trovate in questa raccolta, questo metodo praticamente, questo brano. Quindi ovviamente c'è bisogno insomma, di studiarsi, cioè, di ripetere gli esercizi che trovate in questo metodo. Questo è il terzo video. Quindi, per chi sta guardando solo questo video, deve guardare, diciamo, deve seguire gli altri per capire dove siamo arrivati. Quindi, oggi siamo alla seconda pagina del saltarello con la saltarello e iniziamo da qui. Bene. Ad aprire abbiamo il 2 in quinta posizione, poi 3, 3, 2 cerchiato, 4. Un classico questo, eh? 2, 3, questo l'ho trovato già prima, insomma, questa frase era solo a chiudere, ora è ad aprire, quindi 2, 3, 3, 2 cerchiato, 4, quindi fatelo per 10 minuti ad aprire, metti in pausa e fatelo. Bene, l'avete fatto e sarà così. A chiudere abbiamo 3, 4, poi 5, 2 e il 3, quindi 3, 4, 5, 2. Qua abbiamo il raddoppio, diciamo la melodia principale è questo è, solo che il 2 lo raddoppiamo. È questo all'ottava, quindi mettiamo un suono all'ottava e l'effetto è questo. Quello semplice è questo. Con raddoppio sul 2. Quindi fate 3, 4 a chiudere, 5, 2 a chiudere e il 3. Quindi 5, 2 col 3. Fatelo per un'oretta, quindi. Mettete in pausa e fatelo. Bene, l'avete fatto, uscirà così. Lo colleghiamo ad aprire il frammento che abbiamo fatto prima, che è così. Ripetiamo. Ancora questo. E ripetetelo, insomma, per un'oretta questa. Facciamo più lento. Ad aprire 2, 3, 3, 2 cerchiato, 4, a chiudere 3, 4, 5, 2 insieme e il 3. E questo è il frammento che abbiamo ripetuto. Fate un fermo immagine, lo ripetete. Questo primo e il secondo. Quindi è così. Avete fatto per un'oretta, l'avete imparato. Andiamo avanti. Terza battuta della seconda pagina del primo rigo. Abbiamo 3, 2 cerchiato, 4 e poi 2, 3. Quindi 3, 2 cerchiato, 4, poi 2, 3. Ripetiamo questo. Ancora questo. Ancora questo. Fatelo per un'oretta. Ancora questo. Ancora questo qua. Di nuovo. Ancora. Mettete in pausa e fatelo. Bene, lo leghiamo ora. Uscirà così ovviamente. Alla frase di prima, eh? È così. Beh, vorrei farvi analizzare questa parte per farvi capire una cosa importante. Nel saltarello, gira e rigira, sono sempre le stesse cose. Guardate. Qua abbiamo queste due note, vabbè, diciamo note. Parliamo di diteggiature perché è un sistema a numeri, se no di note vi confondo un po' le cose. Abbiamo 2, 3, 3, 2 cerchiato, 4. Qui le abbiamo invertite, cioè abbiamo queste tre messe prima e poi abbiamo queste due messe dopo. Gira e rigira è sempre la stessa cosa. Prima abbiamo, diciamo, un blocco A, un blocco B, poi vengono invertite blocco B, blocco A. È sempre la stessa cosa. Cioè all'inizio di questo rigo abbiamo 2, 3, poi 3, 2 cerchiato, 4. Nell'ultima battuta abbiamo inverso 3, 2 cerchiato, 4, poi 2, 3.
sono invertite, quindi abbiamo, ripetiamo tutto questo rigo. Il 5 a chiudere, lungo, e poi aggiungiamo tutte e tre gli altri tasti, le altre dita, scusatemi. Quindi ripetiamo questo. Mi fermo in ogni battuta ora. Chiudo. Apro. Chiudo. 5 lungo. Le altre dita. Ripeto. E lo farete per un'oretta questo, fin quando uscirà lineare. Va bene? Fin quando, insomma, l'avete memorizzato benissimo. Andiamo ora al secondo rigo. Il secondo rigo, la prima battuta è uguale a quella di prima, è così, uguale a quella di sopra. Cambia andando avanti, a chiudere, in sesta posizione abbiamo due cerchiato tre. Poi 3, 2 cerchiato, 4, come prima, con la frase della lezione precedente. Quindi 2 cerchiato, 3, poi 3, 2 cerchiato, 4. E la scala. 5, 2. Chiaro, quindi è così ad aprire questo rigo. Sesta posizione, 2 cerchiato, 3. Poi 3, 2 cerchiato, 4. E la scala. Ripeto questo, 2, 3, 3, 2 cerchiato, 4, sesta posizione, 2 cerchiato, 3. Poi 3, 2 cerchiato, 4 e la scala. E così. Fate per un'oretta questo. Bene, mettete in pausa e fatelo. Bene, se l'avete fatto uscirà così. Lo leggo al rigo di prima, quindi al primo rigo della seconda pagina. È così. Questi due righi, quindi magari impariamo bene prima questi due righi, ripetiamolo di nuovo ad aprire. Lungo, aggiungiamo tutte le altre note, le altre dita ad aprire uguale più o meno. Questa battuta è uguale. Stessa posizione, chiudere 2 cerchiato 3. La scala ad aprire. Ripeto questo, tutta la frase. Questi due righi, non tutti però, mancano alcune note alla fine. Fino a qui l'abbiamo fatta. Chiaro? Quindi fate un fermo immagine, ve lo ripetete. Diciamo per un giorno o magari una settimana può andare bene anche, possono andare bene questi due righi.
cosa importante è assimilarli bene, quindi essere sicuri di ciò che state facendo, quindi averli assimilati, quindi internamente. Immaginiamo che sapete, avete imparato bene questi due righi, andiamo avanti con queste, le ultime note del secondo rigo della seconda pagina, da qui, sesta posizione, 3, 3, 2 cerchiato, 3. Mi raccomando, non farla di seguito questo, perché essendo una melodia molto ripetitiva, se non la assimilate molto bene, farete una confusione tremenda. Quindi, se notate che iniziate, ma quale parte sto facendo prima, vuol dire che insomma, non avete memorizzato bene le parti di prima. Ci vuole tempo, insomma, come una pianta per crescere ha bisogno del suo tempo, anche la consapevolezza, insomma, di apprendere questi frammenti, queste frasi, ha bisogno del suo tempo opportuno. Una pianta, se l'innaffiate tantissimo, non è che cresce, insomma, di più. Può darsi che muore perché troppa acqua magari non la fa crescere bene. Stessa cosa vale per la musica. Cercate di dare il giusto tempo, non andate di fretta, con calma, divertitevi. Bene, questi due righi fateli benissimo e poi con calma andate avanti. Immaginiamo che avete seguito questi suggerimenti non solo a livello di indicazioni verbali, ma di applicazioni, perché possiamo parlare anche ore e ore, ma poi fate tutt'altro, non serve a nulla. Il mio compito è quello di dirvelo, poi fate voi. Abbiamo imparato bene questi due righi della seconda pagina, andiamo avanti quindi da dove vi ho indicato prima. Abbiamo a chiudere in stessa posizione 3, 3, 2 cerchiato, 3. Quindi di nuovo, ancora questo, a chiudere, quindi abbiamo finito con la scala così, con 5 e 2, ora questa frase nuova è da 3, 3, 2 cerchiato, 3, a chiudere, 3, 3, 2 cerchiato, 3, vabbè facilissima dai, fatelo però comunque per 5 minuti per memorizzarla, a chiudere, ad aprire ora, 3, 2, 3, 4, 2 cerchiato, 3. Un secondo che vedo una cosa, per questo già l'abbiamo affrontata nella frase di prima, così è più semplice, vi faccio vedere un suggerimento. Ecco qua. Benissimo. Vabbè, lo stacco così diventa più semplice. Guardate ora questa frase. L'abbiamo imparata all'inizio, nella seconda lezione. Ecco qui, guardate. 3, 2, 3, 3, 2, 3, sì, 4, 2 cerchiato, 3. 3, 2, 3, 4, 2 cerchiato, 3. Chiaro? Questo l'avete memorizzato benissimo, per chi studia. Poi lo incontriamo di nuovo, nel terzo, diciamo, nel terzo rigo della seconda pagina, solo che qui era in questa posizione. Qua invece lo troviamo praticamente più sotto. Quindi abbiamo solo uno spostamento, basta spostarsi in una posizione più sotto, eh. Prima facevamo, chiaro che era all'inizio della prima pagina, diciamo, dove ho indicato prima. Ora invece qui è più sotto, solo una posizione più sotto. Stesso movimento, prima era qua, ora è più sotto, posizione 6. Non vi devo spiegare nulla. Lo colleghiamo però alle note che vi ho detto prima, eh? Chiaro? Quindi a chiudere, ora apro, rimango qui, 3, 2, 3, 4, 2 cerchiato, 3. Quindi 3, 3, 2, 3, a chiudere. Apro con 3, 2, 3, 4, 2 cerchiato, 3. Memorizzate benissimo questo. Dovreste farlo. Le mani dovrebbero andare da sole, insomma, perché l'avete già affrontata questa cellula, così. Ancora. Così. Colleghiamolo alle note di prima, quindi. Ancora. Quelle di prima, quelle di ora. Ora le leggo. Ancora. Andando avanti, salirò di una posizione, in quinta posizione, stesso movimento delle dita. Prima l'ho fatto qua ad aprire, una posizione più sopra, quinta posizione, stesso movimento, 3, 2, 3, 4, 2 cerchiato, 3. Quindi sarà così. Questo blocco, chiamiamolo lo stesso movimento, insomma, 3, 2, 3, 4, 2 cerchiato, 3. Lo
le stesse diteggiature, una posizione più sopra a chiudere, stesse diteggiature ad aprire. E chiudo col 2, quindi è quelle tre note della fine del secondo rigo, della seconda pagina, quel blocco di note che vi ho indicato prima, lo stesso blocco più sopra, diciamo di diteggiature in questo caso, perché sono numeri, stessa diteggiatura a chiudere in quinta posizione, stessa diteggiatura ad aprire, chiudo col 2, quindi sarà così. Ripetetelo tantissime volte, è facilissimo, eh? Quindi quelle note che sono diverse, 3, 3, 2, 3. Ora abbiamo questo blocco di movimento, questa cellula, che si ripete anche più sopra, in quinta posizione, a chiudere, che si ripete di nuovo ad aprire. Quindi ripetiamo tutto. La cellula che si ripete ad aprire, in quinta posizione, la stessa cosa a chiudere. La stessa cosa ad aprire e chiudere col 2. Fatelo così a blocchi, fatelo per 1 ora, 2 ore o 3 ore, anche per una settimana o un giorno, fin quando sarete sicuri. Poi la legherete così, senza fermarvi. Di nuovo, così. Di nuovo. Ancora questo. Bene, l'avete ripetuto tantissime volte, lo sapete fare. Andando avanti è la stessa cosa e fa così. Quindi siamo alle ultime note, le ultime 4 note del terzo rigo della seconda pagina. È così. Ancora uguale a quello che abbiamo fatto poc'anzi, eh? Finora uguale, si aggiunge solo questa scala dal 3, 3, 2 cerchiato, 4, scendiamo in una posizione, 2 cerchiato, 4, 5, 4 a chiudere, quindi è così, la scala, quindi ripetiamo dalla fine del terzo rigo, uguale a prima. Ora ad aprire non ripete più la stessa cellula, ma fa la scala dal 3 diciamo, andando verso l'acuto. 3, 2, 4, stessa posizione, 2 cerchiato, 4, 5 e 4 a chiudere, quindi così. Fate solo questo. Ancora. 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 Ancora questo. Ancora. Mettete in pausa e fatelo. Bene, l'avete fatto. Ora colleghiamo tutta questa, diciamo, la fine del secondo rigo, della seconda pagina, a tutta questa frase che abbiamo fatto, che è a chiudere dal 3. 2 volte il 3, 2 cerchiato, 3. Ora ripete la stessa cosa facendo solo la scala finale. Ora non lo ripete ad aprire, ma fa la scala per chiudere. Di nuovo. Uguale con la scala finale. Ora non ripete, ma fa la scala. Fatela così fermandovi, poi sarà facile legarla. Di nuovo. Di nuovo con la scala finale. Non lo ripete ad aprire, ma fa la scala. Bene, studiatela così e poi la legherete così. Siamo arrivati qui, metto un segno per ricordarmi. Ora l'avete memorizzata bene e la leghiamo tutta questa seconda pagina dall'inizio, che è ad aprire, così.
si aggiunge quella parte che ho fatto poc'anzi. Si ripete con la scala. Chiaro? Se non vi è chiaro, insomma, riprendete la lezione di nuovo da capo, questa lezione, ripeterete tantissime volte, potete riascoltarla diciamo più giorni, in modo, andate avanti solo se siete sicuri, altrimenti è tempo perso, eh? Va bene, vediamo, vabbè, se posso andare avanti, sì, 20 minuti posso ancora proseguire avanti con la lezione. Siamo arrivati quindi qui, abbiamo fatto questi 4 righi, mi ha fatto un bel po', perché è ripetitiva tra l'altro. Sì, potete fare un fermo immagine di quello che vi ho mostrato e andate avanti. Ora prenderemo da qui. Siamo arrivati al quarto dito a chiudere. Prendiamo dal 4, 4, 2 cerchiato, 4. Questa lezione magari non la fate tutta in un giorno, altrimenti farete confusione. Ok. A chiudere 4, 4, 2 cerchiato, 4. Quindi impariamo bene questa, 4, 4, 2 cerchiato, 4. Fatelo per 5 minuti. Ancora. Ancora questo. Ancora. Ancora questo. Bene, l'avete fatta per 5 minuti. Andiamo avanti ad aprire. Abbiamo il 5, il 4, poi 5, 2 e il 4. E così, quindi. Quindi 5, 4, poi 5, 2 insieme e il 4, e così. Praticamente la stessa melodia è questo, solo che la seconda volta che ripetiamo il 5 aggiungiamo anche il 2 cerchiato. La melodia è questa, però è ora tutto 2 insieme. Quindi ancora questo, ripeto ancora questo. Ora 5, 2, il 2 cerchiato, e 4, quindi ancora questo, fatelo per un'oretta questo, mettete in pausa, bene, l'avete fatto, esce così, lo leghiamo alle note di prima che erano a chiudere, stessa posizione, 4, 4, 2 cerchiato, 4, quelle note di poc'anzi. E così, quindi ancora questo, ancora questo, ancora questo, ancora questo, ripetiamo più lento. Fatelo per un'oretta questo, lo cercate di legarlo. Bene, l'avete fatto, andiamo avanti. Ripeto, andiamo avanti. Ora chiudere, sempre in sesta posizione, 2 cerchiato e le stesse note che abbiamo fatto nella frase di prima. 3, 3, 2 cerchiato, 3. Quindi 2 cerchiato, 2 cerchiato, 3, 3, 2, 3. Ancora. Ancora questo, 2 cerchiato, poi 3, 3, 2, 3. Facciamo 5 minuti, 2 cerchiato, poi 3, 3, 2 cerchiato, 3, e così. Ancora questo. Ancora questo. Mettete in pausa e fatelo. Bene, l'avete fatto, uscirà così. Lo leghiamo alle note di questa frase nuova. In sesta posizione, cioè alla fine del quarto rigo per capirci, abbiamo 4, 4, 2 cerchiato, 4 a chiudere. Ora chiudo quello che ho fatto poc'anzi. Di nuovo dalla fine del quarto rigo, 4, 4, 2 cerchiato, 4, aprendo 5, 4, 5, 2, il 4, a chiudere 2 cerchiato, 3, 3, 2, 3, e così quindi tutto. Un giorno potrete fare anche solo queste tre battute,
Non andate avanti se non siete sicuri, altrimenti fate solo una gran confusione. Di nuovo, eh? Ancora. Ancora questo. Ancora questo. Mettete in pausa e ripetetelo tantissime volte. Bene, l'avete fatto, esce così. Andando avanti è uguale. Abbiamo fatto questa, diciamo, queste note a chiudere, che erano così. Due cerchiato, tre, tre. Aprire uguale. Stesso movimento delle dita, solo che invertiamo il mandice. Solo che abbiamo il due cerchiato così. Invece di fare, abbiamo il due cerchiato qui sopra. A chiudere avevamo questo. Aprire la stessa cosa, invece di suonare di nuovo, ribattere questo due cerchiato, lo suona qua sopra. E così ad aprire, due cerchiato, tre, tre, due cerchiato di sopra, in quinta posizione per capirci, e poi di nuovo in sesta, cioè sale solo il due cerchiato qui, così. Ancora questo, facciamo 5 minuti questo, ancora questo. Di nuovo, ancora, fatelo per 5 minuti, bene, uscirà così. Bene, lo leghiamo alla frase di prima, tutta la frase, fine del quarto rigo a chiudere. Apro, di nuovo. Apro con due cerchiato, di nuovo, ancora più lento, vado avanti, sesta posizione, 2-3, poi 3-2 cerchiato, 4, quindi ancora. Questa è la stessa frase che abbiamo incontrato prima, secondo rigo, seconda battuta, è uguale, eh? Uguale, per chi studia ha già capito, eh? Quindi la colleghiamo tutta però, oppure fatela per 5 minuti, bene, e ora la colleghiamo dalla fine del quarto rigo. Apro quella di poc'anzi. Di nuovo tutto questo. Apro quello di poc'anzi. Ripete la stessa cosa di prima. 5, 4, 5, 2 e 4, così. Chiaro? Poi due cerchiato, 3. La stessa frase di prima, insomma, così. Troviamo sopra questo, eh? Fa questo, insomma, questa frase che c'era qua sopra. Ta 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 ta. Cambia solo che ci sta qua sotto. 5, 4, 5, 2 e 4. Stiamo facendo questo, eh? Quindi se volete, stiamo ripetendo da qui. 4, 4, 2 cerchiato, 4. Potete fare un fermo immagine. Abbiamo fatto questo, ora qui sotto la stessa cosa di sopra. E questa frase è uguale a quella che vi ho indicato prima qua sopra. La faccio ascoltare tutta questa frase di ora, a chiudere la fine del quarto rigo. Ripeto uguale a quel rigo di sopra. Il finale che è sopra sopra. Due volte due. O anche solo una volta potete farlo. Quindi ripetiamo di nuovo questo. Ripeto uguale, aprire, due cerchiato, benissimo. Ora abbiamo fatto, diciamo, quasi tutta questa prima pagina, siamo arrivati fino qui, eh? Quindi
Qui ci fermiamo qui, quindi questa pagina l'abbiamo affrontata oggi fino a qui. Fatela sempre a pezzettini, non fatela tutta di colpo, altrimenti diventa difficile memorizzarla. Bene, per questa terza lezione è tutto. Se avete difficoltà nei commenti scrivetelo. Ovviamente questo è un brano, commento non lo scrivete, non lo scrivete subito, perché ci vuole tempo. Per studiare questo brano ci vorrà magari un mesetto, insomma, per impararlo bene. Per farlo fatto male ci vuole un minuto. Quindi andate con calma, divertitevi soprattutto quando suonate. Un saluto a tutti da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti!